Pierini. Il tiro e il canestro di Attilio Pierini. Il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Ci avviciniamo verso la coda finale della regular season, se vogliamo, sia nella Serie B nazionale che in quella interregionale, dove invece, diciamo, comunque siamo alle porte della post-season, mettiamola così, anche in Serie C, dove peraltro sono arrivati i primi verdetti con l'infrasettimanale, appunto. Ma appunto rimettiamo un po' di ordine, perché di carne ce n'è tanta questa settimana. Partiamo dalla binazionale che ha visto un turno a due facce, diciamo, per le nostre Jesi, che ha visto interrompere la sua striscia positiva, e resta un po' di amaro in bocca, perché appunto è arrivata una sconfitta in casa contro Andrea Costa Imola. È ovvio che sconfitta che non inficia tutto il percorso che ha fatto la General Contractor appunto in questa seconda parte della stagione, ma che appunto sa di occasione persa, perché appunto Ruvo continua, insomma, a perdere terreno. Roseto stessa è uscita sconfitta dalla partita con Faenza. Poteva essere addirittura la partita per l'aggancio in testa per Jesi, perché Jesi, appunto, anche il fattore campo lo scontro diretto a favore con Roseto, quindi sarebbe stato primo posto a tutti gli effetti per la squadra di Coach Ghizzinardi. È arrivata appunto una sconfitta beffarda che lascia Jesi comunque ovviamente lassù in alto, ma appunto lascia un po' questo retrogusto amaro, diciamo, al di là di tutto quanto. Ma sai, Paglia, perché fondamentalmente, allora, al di là della straordinaria striscia, credo fossero 11 consecutive per Jesi, quindi una sconfitta che ci può assolutamente stare nell'arco di una cavalcata già assolutamente positiva e trionfale. Detto ciò, sai, il rimpianto di poter veramente agganciare la vetta, perché hanno perso tutte, e soprattutto perché specie Ruvo sembra veramente nel caos più totale, tra cambi di allenatore, adesso è arrivato Raiola, dopo un paio di rifiuti eccellenti, è arrivato, insomma, ci sono parecchi problemi di infortunati, quindi Ruvo, a me personalmente non ho mai convinto, comunque è aggredibile, ecco, da quel punto di vista. La stessa Roseto, chiaramente in testa, è un lavoro di squadra molto molto solida, molto molto competitiva, con meno talento, l'abbiamo detto gli anni scorsi, ma forse proprio perché ha un po' meno talento e più giocatori di ruolo, come spesso sottolineo io personalmente, è una cosa a cui molto credo, la B1 si vince con i giocatori di B1, non con quelli di A2 scesi in B1, perché proprio ritmi e spazi sono diversi. E quindi per Jesi c'è un pochettino questo rammarico di aver fallito un aggancio che sarebbe stato simbolicamente importante, al di là degli accoppiamenti, al di là che comunque ci sono altre stagioni, partite da fare, però sarebbe stato, sai, a livello morale, vedere la Jesi in testa al campionato sarebbe stato assolutamente incredibile. Non che non sia tuttora incredibile il campionato che ha fatto Jesi, e vediamo come finisce. Dal punto di vista della partita, poi è una partita dove onestamente Jesi ha fatto un pochettino fatica in difesa, dove Auksti Kallis ha fatto una partita, o comunque si pronunci, che è veramente complicato, ha fatto una partita oggettivamente importante. Jesi è mancata in alcuni momenti chiave della partita, però tutto sommato mi sento di dire che è semplicemente una partita in cui Jesi ha fatto Jesi, quindi con la sua solida fluidità offensiva, i suoi soliti riferimenti, che ormai sono molto chiari e non ci perdiamo ulteriormente tempo, semplicemente marcato un pochettino nella fase difensiva contro una squadra che ha trovato una buona giornata generale, una squadra che va a ritmi alti, con cui probabilmente si accoppia. Che si accoppia bene probabilmente con Jesi, no, Paolo? Perché comunque Jesi può fare quintetti un pochettino più perimetrali, e tutto sommato Imola può farlo. È una squadra comunque con dei giocatori esperti come Corcelli, ovviamente, che è ormai un califfo della categoria, eccetera. Se metti tutto questo nel calderone, ci sta una sconfitta casalinga che non toglie assolutamente nulla, se non il rimpianto, virgolette, simbolico del primo posto che poteva essere agganciato. E invece appunto Fabriano continua invece la sua marcia, è andata a vincere sul campo di Vicenza dopo una partita nata malissimo e poi riaddrizzata strada facendo. Fabriano che comunque conferma il suo ottimo momento, coglie una vittoria che quasi cristallizza il quinto posto. In realtà ci sarebbe anche la possibilità di scendere al sesto ancora in caso di incroci particolari, però insomma
la posizione, salvo cataclismi, ormai dovrebbe essere quella. Risto Pro, quindi, comunque in grande serenità. E ricordiamo appunto che domenica arriva la madre di tutte le partite, il derby al Palachimì, Paceredodesi, ovviamente già tutto esaurito. Fabriano, che è ospite in questo caso la General Contractor, è una partita anche veramente difficile da pronosticare per come ci arrivano le due squadre. Jesi, con questa sconfitta, ovviamente, come abbiamo detto fino a poco fa, con un po' di amaro in bocca, ma è chiaro che sia la squadra più lanciata di questo girone di ritorno, e Fabriano appena sotto. Ricordiamo che fu proprio il derby all'andata a sbloccare Jesi, a inanellare questo percorso assolutamente positivo, un derby che fu di straordinaria intensità, deciso negli ultimi possessi, con Tiberti che era appena arrivato. Quindi sai, il momentum della stagione è completamente diverso. Paradossalmente paga secondo me più valore per Jesi che per Fabriano, nel senso che a livello di classifica Fabriano sotto il sesto posto non scende, tra quinto e sesto cambia oggettivamente poco, insomma cambia l'accoppiamento, ma comunque l'eventuale bella è sempre in trasferta. Per Jesi, sai, cullare legittimamente il sogno primo posto a questo punto non è più una roba fuori di testa, perché... No, ma anche perché Gabri, comunque Jesi è in ballo dal primo al quarto posto, cioè la variabilità è molto più grande rispetto al quinto o sesto di Fabriano, che quello è sostanzialmente. Esatto. Poi ovvio che comunque per stessa missione della società l'obiettivo, diciamo, è stato già parzialmente raggiunto, nel senso che comunque l'obiettivo era i playoff, l'hanno raggiunto assolutamente alla stragrande, però l'appetito viene sempre mangiando, specie quando c'hai dei giocatori di categoria, dei giocatori che hanno già vinto, che sanno come si vince. Quindi mai fidarsi delle dichiarazioni a stemperare, giusto farle, assolutamente sì, perché è giusto farle, però mai fidarsi, perché secondo me in casa Jesi giustamente si sogna qualcosa in più, perché la stagione lo merita, perché la società, il lavoro che ha fatto lo merita, eccetera, eccetera. Detto ciò, Paglia è un derby ovviamente impronosticabile, assolutamente pronosticabile, in cui, come al derby d'andata, il fattore campo alla fine della fiera potrebbe essere decisivo, in cui le squadre arrivano tutto sommato bene, perché Fabriano arriva molto molto bene, lanciata con questa nuova conformazione con Verri, che comunque ha dato una opzione in più, anche se Verri in questo momento è: tiro tutto quello che mi arriva in mano, se faccio tanto canestro sto in campo, se non faccio tanto canestro giustamente do il cambio a Yannick o chi per lui. Ci arrivano in un momento fisico secondo me buono per entrambe. Ho visto benissimo Stanic nell'ultima partita, nella partita con Vincenzo, mi sono Stanic veramente tornato ai suoi livelli. Una squadra che comunque sta bene, onestamente veramente complicata Paglia, no? da immaginare. Chiave, visto che parlavamo fuori onda di provare a buttare lì degli accorgimenti, delle chiavi tattiche, eccetera, secondo me la lotta a rimbalzo sarà fondamentale. Questo è chiaro, e Jesi secondo me potrebbe dover ricorrere molto a tenere Varaskin e Tiberti in campo per pareggiare l'atletismo e la fisicità di Yannick Bedin. L'altra variabile, per come sta Granić in questo momento, cioè non benissimo in termini di fiducia, è quanto sta in campo Bedin, perché Bedin continua ad avere ormai cronici problemi di falli. E con lui in campo è una roba, con Granić in questo momento storico parlo è un'altra. E poi la sfida tra i playmaker, Stanić e Merletto, ci arrivano in maniera opposta. Ricordiamo che Stanić all'andata giocò zoppo su una gamba di garra e basta, adesso ci arriva tirato a lucido, perché anche l'ultima partita di Stanić è stata una partita sia offensiva che, come al solito, di regia molto molto importante. Quindi ecco, pressione a rimbalzo, lotta a rimbalzo come fattore chiave, e poi chi tra i due playmaker sarà un pochettino più messo in difficoltà potrebbe dare un plus agli altri. Questo per come la vedo io. Rispetto alla gara d'andata, questi sono elementi che comunque avevamo anche un po' nella gara di andata, diciamo. L'elemento che non c'era, o che c'era solo parzialmente, era Diverti, che può essere l'X Factor rispetto appunto al canovaccio che avevamo visto nella gara di 3 mesi fa, e abbiamo visto quanto è stato importante, quanto è diventato importante per questa Jesi.
Io credo che coinvolgerlo tanto nei pick and roll difensivamente, attaccarlo tanto e provare a caricarlo di falli possa essere un'idea per Fabriano, un po' per tirarlo fuori dall'area, perché lui è veramente il perno lì in mezzo e fa un po' l'ombrellone, diciamo, sotto l'area, e Jesi non è che sia una squadra che spicchi a livello di al rimbalzo, nel lavoro sporco, nel pitturato, non è quella la sua vera, la vera grande forza della squadra, quindi può essere quella un'idea, una chiave di giocare tanto, soprattutto se Bedin è in giornata, diciamo, in una di quelle giornate lì, in una di quelle in cui non si mette fuori gioco da solo con i falli, può essere una chiave, perché poi se no coi quintetti più leggeri è chiaro che poi diverti possa essere invece maggiormente un fattore, no, in questo senso. E anche i quintetti piccoli, guarda, anche Giombini è un X Factor, perché Giombini adesso non è quello d'andata, andata giocava onestamente troppo poco, al ritorno sta spaccando il tabellone, anche l'ultimo ha fatto 3 punti, però ha fatto 11, i suoi canonici 11 rimbalzi. L'altro X Factor è quello lì, cioè Yannick deve trovare un modo però per essere più produttivo. Anche domenica ha sbagliato troppo, ha sbagliato troppo, ha sbagliato troppo. È ancora un giocatore che fa fatica a finire al ferro quando rolla e non ha un tiro a 3 punti in cui crede, si vede che proprio non lo prende. Quindi si limita, secondo me, fa parte del processo di crescita, si limita a fare quella cosa che fa benissimo, cioè buttare sta grande intensità a rimbalzo, e quella sarà fondamentale. Secondo me Varaskin potrebbe veramente giocare un ruolo importante in questo, però Yannick deve essere anche lui, deve portare qualcosa in più alla causa. E poi chi corre di più, perché sono due squadre che possono correre tranquillamente. Fabriano la butterà a un ritmo molto molto alto, soprattutto in casa. Jesi può pareggiare assolutamente con Casagrande da 4, soprattutto quel ritmo lì. Le conformazioni tattiche sono tante, le zone saranno un possibile X factor, specie quella di Fabriano, a cui ultimamente ricorre in maniera continuativa Coach Nicolai. È uno spettacolo tutto da vedere, onestamente, per un bene per la pallacanestro marchigiana. Eh sì, un bene, perché appunto come dicevamo ci arrivano due squadre in grandissima forma. L'appuntamento è per domenica alle 18 al Palachemiva, ma ormai penso sia difficile potersi accostare al palazzetto, credo, polverizzati i biglietti da ambo le parti. Purtroppo non avendo a disposizione il Palaguerrieri i posti sono limitati, perché il Palachemiva è poco sotto i 1.000 posti, quindi chiaro che non è che ci fossero dubbi sul fatto che si sarebbe stato il sold out, visto che comunque anche Jesi nelle ultime partite, vuoi non vuoi, visti i risultati, si sta ritrovando un buon pubblico. Domenica ha sfondato anche quota 1.000 al Palatrincoli, quindi 1.180 persone, una cosa del genere, che comunque secondo me, per il ripartire di questo nuovo corso è un risultato ottimo, onestamente, no? Il paradosso è che sono più di quelli di Fabriano, perché Fabriano Esatto. ovviamente, avendo il palazzetto, non avendo posti a disposizione, sono chiaro che sarebbero stati ben diversi i numeri, però il paradosso è Dici curioso, sì, è Fabriano quello. ci ammazza, non so se si limita Ecco, ci ammazza. all'affermazione solo di più. Solo di più perché non c'è un palazzetto da 4.000 posti. No, ma certo, No. Sì, no, ovviamente, era. infatti, comunque Però una battuta per far capire quanto sta anche rimettendosi un po' in moto, no, è un Iesi? bene, Paglia, è un bene, perché tutti i cicli finiscono. Il ciclo dell'Aurora probabilmente è finito per 1.000 motivi. È iniziato un nuovo ciclo con un nuovo pubblico, con un pubblico più familiare. Per me, per come vedo io la pallacanestro, è sempre una buona cosa coinvolgere le famiglie, coinvolgere i ragazzini, ricreare entusiasmo dal basso, e questo secondo me è una cosa che comunque fa bene perché è un tifo, come ti posso dire, un nuovo modo, un nuovo tifo, un nuovo nucleo di persone che si affezionano alla società, e questo fa sempre assolutamente bene. E invece in Serie B interregionale, weekend decisamente strano nel playing gold, perché sono cadute tre delle nostre, appunto, sono cadute tra l'altro tutte le tre delle prime quattro, quindi KO Matelica sul campo di Palestrina all'ultimo tiro con canestro sulla sirena di Visentin, KO forse ancora più clamoroso quello del Bramante in casa di Valdiceppo, già eliminata dalla corsa playoff, peraltro al supplementare, riacciuffando la partita nel finale, ma poi appunto è mancato il guizzo e poi è uscita sconfitta anche Senigallia. Questa già sicuramente una partita diversa, appunto, sul campo della Virtus Roma, sicuramente non bella da vedere visto il risultato 48-47. Non l'ho vista, non giudico, quindi, però insomma, non penso sia stata una partita di grande spettacolarità, sicuramente vibrante, perché comunque sono due squadre che ora sono in una fase di ottima salute. Riprende la marcia invece
il Loreto che è andato a vincere a Fiumicino, Fiumicino che invece è l'unica squadra che ancora non ha raccolto vittorie in questo play-in gold, e non era assolutamente lecito attenderselo questo crollo, diciamo, della squadra rossonera, e quindi situazione che si è completamente rimescolata. Ora sono in tre in prima posizione, appunto Matelica, Bramante e Virtus Roma, e appunto però sono tutte lì, perché Senigallia a meno 2, Loreto a meno 4, mancano due partite, e ancora può succedere un po' di tutto lì in mezzo, diciamo. Partita di rara fisicità, io ho dato un'occhiata molto distratta tra Senigallia e Roma, veramente partita di rara fisicità, non direi di rara bruttezza, veramente di botte. Spigolosa, ecco. Sì. Detta chiara, ecco. E comunque Roma alla fine della fiera, paia vuoi non vuoi, comunque sia non straconvincendo, però è lassù dove puntava ad essere. Quindi sarà un rush finale per le prime posizioni assolutamente imprevedibile, dove, come stiamo vedendo, il fattore campo sta prevalendo in queste ultime giornate, dove probabilmente quelle del gruppo F si sono un po' adattate al ritmo diverso, per stessa missione delle squadre, degli allenatori, insomma, del girone, al ritmo diverso, alla fisicità diversa delle nostre squadre, sono abituate, e quindi è una pallacanestro, si stanno preparando le partite in maniera migliore, ovviamente, perché insomma si conoscono di più, c'è più materiale proprio di studio, e quindi i valori, il gap si va un pochettino un po' a ricucire. Grandi prestazioni individuali, quella di Riccio, quella di Delfino, comunque stiamo venendo delle prestazioni individuali importanti a livello di. Fammi sottolineare, Gabriele, di Gianmarco Rossi, che già all'andata ci aveva spendrato. No, è un giocatore che non ha continuità, gioca dei picchi altissimi e dei down bassissimi, ma peraltro senza rischia. Palestrina ha fatto un'altra partita, a parte il canestro decisivo, che secondo me è stato magistrale, ma perché tutti si aspettavano che ovviamente lui si prendesse uno dei suoi classici arresto e tiro da 90 metri con 12 persone sopra, invece è stato lucidissimo a trovare la palla dentro per Visentin, che ha appoggiato da sopra il canestro della vittoria. Quindi, quando ha queste giornate qua, Rossi è giocatore di alta categoria. Purtroppo non ce le ha sempre, e quello è un po' stato La sempre il suo continuità limite. è la differenza tra, appunto, ecco, stare in una B1 con continuità, appunto, e in B2. Però grandi, appunto, prestazioni individuali, stiamo vedendo partite di livello molto molto alto, veramente. Allora, è prematuro, non ti dico di sé da B1, perché bisogna essere onesti, il livello da B1 ancora è superiore anche delle ovvio, Taranto, chiaramente, al di là che ha vinto con Super Reggiani, è un'altra cosa. Tra l'altro, esatto, ci siamo dimenticati di sottolinearla questa cosa. Taranto che torna al successo con una doppia doppia da 33 e 14 Sì, tipo di Reggiani. di Reggiani, Ecco. da cui spero l'anno prossimo venga data l'opportunità di stare in una B1 per vincere, se non una 2, dove secondo me è la sua reale dimensione, sarà in futuro la sua reale dimensione. Tornando a noi, comunque partite che si avvicinano per fisicità, anche per gesti tecnici, a quelle della B1, onestamente. E la cosa, secondo me, che comunque sta passando sotto traccia, ma non deve, è il fatto che Bramante stia a questo livello. Ricordiamoci che Bramante, tra tutte queste, è quella con meno professionisti. Ok, che ha un bacino gigantesco da cui attingere, perché il Pesarese, io credo che sia uno di quei bacini, tolta Bologna e l'intorno, di quei bacini tra i più importanti d'Italia, proprio come qualità e numero di giocatori. E su questo siamo d'accordo. Però, da qui avere una squadra con tanti non professionisti a tenere il ritmo di squadre che si allenano 17 volte alla settimana con professionisti, e questo è un altro grande merito. Significa che è una squadra, che è un gruppo solidissimo, che ha fatto quello che ha fatto per un motivo, che ha beccato un giocatore che secondo me è all'ultimo anno da queste parti, perché mi aspetto che Delfino, se ha voglia di viaggiare, cosa che io credo possa andare serenamente in B1 l'anno prossimo, ma proprio senza colpo ferire. Deve farlo per quello che ha mostrato in B2, deve farlo assolutamente. Continua ad essere un giocatore dominante, Delfino, in B1, continua, in B2, continua ad essere un giocatore dominante, un rebus per chiunque. Ancora devo trovare un giocatore capace di marcarlo in maniera continuativa su 40 minuti, in una serie addirittura. Adesso lo vedremo, insomma, però è ovvio che se dovesse andare l'anno prossimo, l'X Factor per Bramante, come sostituiamo una roba così? Però
tanto di cappello a questo Bramante, onestamente. Tanto di cappello a questo Bramante che sta lì, che lotta, al di là che ha perso Valdicepo, ma Valdicepo, al di là che fuori da tutto, è un campo osticissimo, con un gruppo, l'abbiamo detto più volte, straconsolidato, di giocatori straesperti, ben allenato dal mio amico Paolino Filippetti, quindi sai, ci sta serenamente andare a perdere a Valdicepo, ma proprio facile, nonostante che siano fuori dai giochi, comunque c'è anche un po' di fattore campo, pubblico che li va a vedere, insomma, ci sta. E quindi tanto di cappello a questo Bramante, che devo dire non era assolutamente scontato all'11 di aprile che registriamo, trovarlo in vetta, anche se in coabitazione con altre due squadre, trovarlo in vetta al play-in. Non era scontato. Non ci scordiamo sempre da dove poi parte, quali erano le premesse, no? E Playing Gold, che è stato l'unico che non ha dato invece qualche verdetto ancora, perché invece Playing Silver e Playout ce li hanno dati. Playing Silver che ha consegnato la qualificazione ai playoff e il settimo posto, perché già certo dell'Attila Porto Recanati è veramente una marcia trionfale quella che sta mettendo giù appunto la squadra di Coach Scalabroni, che ha centrato un'altra vittoria, soffrendo, ma comunque l'ha portata a casa contro la Carver Roma. Tra le altre lì sotto ora sta iniziando a spiccare Fiorentino, perché poi la squadra che come talento individuale sicuramente è quella che ne ha più di tutti, ma i nomi li conosciamo ampiamente, però resta ancora apertissimo il discorso. Peraltro ha rimediato una sconfitta durissima all'Amadori Pescara in casa contro la già eliminata Cagliari, mentre poi il discorso Pisaurum lo affronteremo dopo anche con il nostro ospite. Pisaurum che ha perso in casa proprio con Fiorentino e sembra un po' invece averla mollata adesso la presa, ma comprensibilmente, come abbiamo detto già da settimane. Allora, visto che siamo in via di complimenti a quest'atti da Recanati, bisogna assolutamente Porto Recanati, bisogna farne assolutamente a valanghe, perché per l'ennesimo anno stanno raggiungendo l'obiettivo, lo stanno raggiungendo dopo aver superato delle difficoltà importanti, con, ricordiamo sempre da dove il passato, due infortuni terminali per la stagione di Caverni e di Rinaldi. Due giocatori, cioè non a due del quintetto, sostituiti in maniera perfetta, secondo me, con Montanari e con Trentin. Una squadra che è arrivata nel momento clou della stagione con degli equilibri assolutamente consolidati, con delle rotazioni super ampie, perché anche domenica sono andati a referto in doppia cifra in tanti, giocando un buon basket. Una squadra e una società che stanno facendo tutto giusto, quello che c'è da fare giusto. E questo va dato assolutamente atto, perché non è banale. Hanno dominato questo play-in silver come era lecito aspettarsi, ma non scontato. Lecito, ma non scontato. Squadra che è la più forte di questo play-in silver, e siamo tutti d'accordo, ma da qui a vincerle tutte poi ce ne passa. Quindi, tanto di cappello. Anche qua, discorso Gamazzo, vedi discorso Delfino. L'abbiamo già fatto più volte, quindi non ci ritorno. Però il grande merito di questa Porto Recanati è quello di aver speso una cifra onestamente importante a livello di budget, anche per rimpiazzare questi due giocatori, ma averlo fatto costruendo un roster che in questo momento non sembra avere punti deboli, nel senso che se Anibaldi, che onestamente ha fatto una stagione in cui ha giocato relativamente poco, fa 15 risultando decisivo, significa che è una squadra che è tutta sul pezzo, che è tutta pronta a dare qualcosa in più, in cui sono tutti onestamente, no, molto molto appunto, concentrati sull'obiettivo. E adesso questo settimo posto diventa pesantissimo per chi arriva secondo, perché poi vaci a giocare con questi qua, cioè complicato per tutti. Sarà un piacere vedere, perché comunque sia questa Porto Recanati mi sta piacendo molto, sta facendo una seconda parte di stagione dove onestamente ha cambiato marcia, ha sistemato quello che doveva sistemare, quindi tanto di cappello anche qua. Sarebbe stato interessante vederlo nel Playing Gold, se poteva riuscire, insomma, ovviamente non a replicare il filotto, però insomma, sicuramente poteva starci, e come lo sta dimostrando alla grande la squadra di Coach Scalabroni. Sono arrivati verdetti anche nella zona playout, hanno raggiunto la salvezza due squadre, una è la nostra, la Virtus Civitanova, che dopo averne sbagliati due di match point, al terzo è arrivato quello decisivo, con la vittoria in casa contro i Serni, ha chiuso i conti la squadra di Coach Schiavi, si tira un bel sospiro di sollievo, direi, Gabri. Ma guarda, partita che è manifesto di una stagione intera, con un divario tecnico comunque
evidente tra le due squadre, a livello proprio di talento, di organizzazione, in cui però Civitanova parte male, come ormai da un pochettino di tempo questa parte accade troppo spesso, e, semplicemente per una questione, penso proprio di carico psicologico, no? Di doversi togliere sto scimmione, quindi non tutti reagiscono allo stesso modo. Partita che Isernia ha condotto per larghi tratti, solita rimonta furiosa nel secondo tempo di Civitanova, trascinata questa volta da Cicconi Massi, che finalmente fa una partita come era lecito aspettarsi, e finale in cui Bini mette il canestro della vittoria, che poi risulterà decisivo a 1 minuto e mezzo però dalla fine. Vi lascio immaginare cosa è La successo. grande paura poi è arrivata. Immaginare nel finale cosa è successo tra con l'Isernia che, sfruttando tre follie totali, ha tirato per pareggiare barra vincere 3 volte. Fortuna ha voluto che la palla non entrasse. Anche qua tanto di cappello Isernia che, nonostante fosse praticamente con un piede e mezzo retrocessa, poi matematicamente retrocessa, ha lottato, è arrivata tardi tra l'altro per un incidente in autostrada, quindi partita anche iniziata alle 6 e tre quarti invece delle 6 per motivi logistici, insomma è successo un po' di tutto veramente, però manifesto il logico di una stagione di onestamente rimpianti per Civitanova, di quello che sarebbe potuto essere, che poi non è stato. Però alla fine, come dico sempre, l'importante è raggiungere gli obiettivi. Obiettivo raggiunto con 2 giornate d'anticipo, categoria mantenuta, giocatori che si sono messi in mostra, Arienti e Mikalić su tutti, secondo me, che avranno un mercato importante l'anno prossimo. E tutto sommato, Civitanova che ha fatto quello che doveva fare, si poteva provare a fare un play in silver, ma comunque. Va bene così, al netto di tutte le difficoltà anche logistiche di infortuni che ci sono stati nel periodo clou della stagione. Quindi, salvezza, direi onestamente meritata, conquistata, non magari scintillante, ma l'obiettivo anche quest'anno comunque Civitanova l'ha raggiunto, come dicevo ieri a Coach Schiavi. In un modo o nell'altro Coach Schiavi l'obiettivo lo raggiunge sempre, quindi va bene così, insomma. E appunto con Civitanova anche l'Aquila si è salvata, mentre appunto Isernia è la prima delle due retrocesse dirette, e poi lì in mezzo invece veramente tutto può succedere, perché ci sono quattro squadre a quota 12, tra queste anche Ancona, che ha perso di nuovo in casa contro Grottaferrata e si è andata a complicare decisamente la vita, anche se ora arriva un match point importante per il CAP Stamura, perché gioca in casa contro Isernia, già retrocessa, è una partita che non si può sbagliare, perché appunto si Isernia. rischia poi di venire a Isernia, scusa, si rischia di rivenire risucchiati un po' indietro, anche perché le partite sono rimaste due, non è che ci sia grande margine. E appunto Grottaferrata, che con questa vittoria ha accorciato tantissimo la classifica, perché è penultima ma con 10 punti, meno 2 rispetto a tutto il gruppone lì sopra, e poi c'è il terzo ultimo posto, che è quello che manda agli spareggi del terrore, io li chiamerei, perché poi lì c'è in palio la salvezza, e quando te li giochi in queste partite da dentro fuori, sai, può succedere veramente di tutto. Guarda, Ancona secondo me ci sta che ha perso perché Grottaferrata, per me, io l'ho sempre ribadito e continuo a ribadirlo, al di là dell'organizzazione tecnica che magari è un pochettino più deficitaria rispetto a quella messa in mostra ad Ancona, chiaramente secondo me continua ad aver fatto una stagione molto molto importante Ancona al di là di tutto. Ricordiamo sempre che un gruppo che fa finali nazionali e B2 con lo stesso gruppo, no, non facile anche a livello proprio di numero di impegni, eccetera, eccetera. Ci sta perché è una squadra Grottaferrata con talento, fisicata, che può pareggiare l'intensità fisica della Stamura, e c'ha quei 2 o 3 giocatori esperti, tra cui Permon, a cui ci siamo innamorati un po' tutti, perché chi sento dice la stessa cosa, che giocatore che è questo Pietro Permon. Oliva, comunque sia, sempre un rebus, sai, una squadra giovane, secondo me ci sta tutto. Tra l'altro, Stamura Paglia, che ha fatto notizia di oggi, una scelta assolutamente fondamentale, chiave per il proprio futuro, insomma, cambiando il responsabile del giovanili, quindi via Floris, entra Francesco Papi dall'Oxygen Bassano, colpissimo, colpissimo, Beh, un cambio importante, insomma, non è che parliamo uno di uno stracolpo. dei un top della categoria, diciamo. Assolutamente uno stracolpo, esattamente, parlavo con degli amici oggi, esattamente quello che mi aspetto da una società ambiziosa a livello di settore giovanile come Ancona,
esattamente quello che mi aspetto, cioè prendere uno che ha fatto stra super bene in quello che probabilmente è il miglior settore giovanile d'Italia o giù di lì, e adesso vediamo poi cosa succede, perché questa è una scelta che chiaramente cambia tantissimo in ottica futura per Ancona, una scelta abbastanza clamorosa che però va nella direzione assolutamente giusta di ambizione di una società che vuole far bene, vuole essere giustamente al top del livello del settore giovanile. Quindi non da sottovalutare, anche la tempistica un pochettino, come posso dire, bella in anticipo. Fatto con anticipo. Esatto, bella in anticipo, come a dire, vogliamo fare le cose in un certo modo, un messaggio molto molto chiaro, secondo me, nell'anno in cui si possono svincolare tanti giocatori, e quindi questo va sicuramente ad alimentare poi le ambizioni di Ola Stamura, e magari chissà anche a consolidare la posizione di coach Petito, che secondo me ha fatto un lavoro super. Io l'ho detto anche per telefono l'altro giorno, è cotto, è stanchissimo, ma ci credo, con 12.000 appuntamenti settimanali, chi non lo sarebbe? Secondo me ha fatto un lavoro super, e dovesse riuscire la Stamura, che comunque è padrona del proprio destino, perché con 2 vittorie è salva, e onestamente non era lecito aspettarselo, e quindi tanto, tanto di cappello. Di là, pensare che squadre come Roseto, che per me alla fine credo si salverà per talento e tutto, rischiano comunque, ti fa capire quanto questa lotta play-out salvezza sia comunque una roba ancora molto molto aperta. E noi ritorniamo a parlare di interregionale anche con il nostro ospite di questa settimana, che lascia il basket giocato, l'ha anticipato appunto nelle scorse settimane, è il lungo del Pisaurum Federico Giunta. Andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo Federico Giunta, ancora per qualche settimana nel roster del Pisaurum Pesaro. Grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito, appunto. Grazie a voi per l'invito. Ancora per qualche settimana, appunto, perché come è stata notizia appunto di qualche giorno fa, hai scelto di appendere le scarpette al chiodo con tanto di cerimonie, insomma, di premiazione nello scorso fine settimana. Al di là del finale, insomma, però ci parli di come è maturata questa decisione, appunto. Sì, guarda, la decisione era maturata l'estate scorsa, quando in realtà volevo già smettere, sempre per il mio motivo lavorativo, in quanto comunque io e mio fratello abbiamo 2 studi, uno a Pesaro e uno ad Acqualagna, e quindi il tempo per gestire comunque l'attività, ma più che altro non è tanto quello, perché non sono l'unico che ha un'attività, ma è la paura e il rischio comunque di un infortunio magari un po' più serio, che ti può tenere appunto lontano da questa gestione, e diventa una cosa un po' impensabile. Quindi la mia decisione è stata per quel motivo. Poi l'estate scorsa, Maurizio, comunque prima di settembre ci siamo sentiti, lui ha detto che volevamo puntare a fare questa Serie B, anche se comunque facevo difficoltà, però ha chiesto espressamente che ci fossi anch'io. Quindi, parlando con Sandro, siamo riusciti comunque a trovare un accordo, e più che altro io dire proviamo a fare un ultimo anno, un'esperienza, ecco, di Serie B, e niente, allora è arrivata questa opportunità, l'abbiamo fatta, e siamo riusciti a ottenere la salvezza prima, diciamo, di quanto ci aspettassimo, e poi dopo, purtroppo che per me è accaduto che l'ultima partita contro Recanati ho avuto questo contrasto, e quindi ho avuto la lesione del collaterale mediale. E da lì ho visto che purtroppo anche, tra virgolette, un banale infortunio, quindi nulla di rotto, però a livello di crociato menisco faccio difficoltà a starci dietro, perché io, nonostante comunque sono 2 mesi che è passato, ancora sono dietro in questo ginocchio, perché non ho tempo di dedicarmi comunque a una fisioterapia corretta, a riabilitazione, vi dicendo. E ho pensato, cioè, se mi fossi fatto male seriamente rompendomi un crociato misto, quindi subendo un'operazione e tutto, cioè come riuscivo a stare magari 2 o 3 settimane proprio senza toccare comunque o senza venire al lavoro, ed era un problema. E quindi da lì poi è naturata la mia decisione, che è stata un po' inaspettata, come, diciamo, come chiusura, nel senso che io ho chiesto a Maurizio solo la cosa mia personale, quella di chiudere, visto che ero uscito tra le urne, nel senso del dolore, capito che ho avuto il ginocchio, io volevo rientrare solo in campo per chiudere il mio ciclo personale di 28 anni. E quindi avevo chiesto di poter entrare in campo anche solo, ho detto, 1 minuto, quello che era, e poi di uscire per la mia. Poi la celebrazione invece è stata una cosa fatta dalla società, quindi sono stato molto, molto contento, non mi aspettavo.
appunto, hai parlato dei 28 anni di carriera in generale, ma ovviamente il caratterizzante è stato questo decennio più o meno vissuto con il Pisaurum. Quanto appunto è stato importante il fatto di aver centrato questa promozione l'anno scorso in Serie B nella scelta di continuare appunto quest'anno? Certo, guarda, per me è stato importante, nel senso che quando poi mi pongo l'obiettivo, come un po' tutte le cose, anche nel basket, ci do sempre il 100% e in qualche modo cerco sempre di portarlo a termine quell'obiettivo lì. È chiaro che non è facile perché comunque si gioca tutti insieme, ci sono altre squadre, avversari, quindi di alto livello, squadre più competitive, però in qualche modo lo faccio, cioè facciamo sempre di tutto con la squadra, allenatori, dirigenti per ottenere il risultato. E siamo riusciti a ottenerlo, ma... cioè, è vero che poi il nostro ritorno è stato qualcosa un po' diverso, come ogni anno noi abbiamo un calo ritorno perché ci alleniamo 3 volte rispetto a squadre che si allenano del doppio e quindi abbiamo sempre un calo fisico che quello si fa sentire e paga, mentre magari all'andata veniamo presi sempre come un po' non conosciuta come squadra e così, e però magari abbiamo lo stesso ritmo in quel momento e possiamo ottenere qualcosa in più, cosa che poi il ritorno è stata, e insomma per una serie di... insomma, la partita 5-9 è stata fondamentale, la vittoria, e poi abbiamo avuto 3 sconfitte di fila che comunque sapevamo che potevano starci, e nonostante e lì abbiamo avuto la fortuna di non essere andati giù, cioè dal punto di vista della questione di fortuna. La partita con 5-9 è stata determinante, ma poi la fortuna dopo non è come se sono incastrate le cose. Come in realtà del Pisaurum un po'... uno per anni si è aspettato un po' sempre la stessa, nel senso, sapeva di andare a giocare col Pisaurum, trovava Giunta, Vichi, Cecchini, insomma c'era un nucleo che era più o meno sempre quello. Un pezzo l'avete perso appunto con Cecchini, che in estate è sceso di categoria. Adesso lasci anche tu, cioè, certo. Non so che aria tira al Pisaurum, se c'è un po' di paura, tra virgolette, di veder perdere anche questo che è stato un nucleo, una base da cui si è costruito ogni anno. Certo, allora, ma sapevano che prima o poi sarebbe andata così, cioè non c'erano tante alternative, e perché comunque a parte l'età che cresce per tutti e gli impegni comunque lavorativi cominciano a aumentare per tutti, anche familiari. Io adesso, ecco, sono una compagna, ma non è che sono sposato i figli, quindi per me non era quello il problema, era appunto lavorativo. La società sapeva che sarebbe andata così, perlomeno per me, che era comunque l'ultimo anno ed è stato confermato. Per Davide adesso non lo so, anche per lui però gli impegni cominciano ad essere tanti. E lì è stato un nucleo che noi è stata un po' la nostra forza in tutti questi anni, perché è stato il nucleo. C'è chi veniva a giocare da noi e comunque si entrava in questo gruppo che era molto tranquillo, disponibile, e aveva la possibilità di gestirsi e giocare al meglio che poteva. E infatti per me questo poi è stato anche la forza per molte persone di emergere, comunque poi andare a trovare contratti o situazioni migliori. E perché sono sempre state persone molto tranquille che davano la disponibilità di giocare, umili, e come era comunque la società di base, che è una società molto tranquilla, disponibile, fa sempre quello che può con quello che ha, senza mai promettere di più, però c'è in tutto, comunque non fa mancare nulla, per essere comunque la struttura familiare, perché comunque quello è. Hai sfiorato un po' il discorso, appunto, negli anni il Pisaurum è stato da una parte sì questo zoccolo duro, diciamo, dall'altra tanti ragazzi che hanno, tra virgolette, usato l'esperienza del Pisaurum per lanciarsi anche. Quali sono stati quelli che negli anni ti hanno sorpreso di più per quello che hanno fatto dopo essere passati da voi? Ma uno di quelli che mi ha sorpreso di più è Gianluca Pierucci, che poi dopo è andato a giocare quest'anno a Pescara, aveva giocato prima a Giulianova e si vedeva che è un ragazzo che aveva talento. E la cosa che poi c'è nel passo, ragazzi, Mariano di talento, come anche ad esempio lo stesso Nicolo Buddone, che gli avevo parlato, comunque gli ho detto che comunque c'ha del bel talento e anche le doti fisiche non gli mancano. La cosa che un po' secondo me manca, non dico parlo in generale, è un po' la mentalità, quello che io rimprovero sempre a mio fratello Simone, io gli rimprovero sempre questo, perché uno può avere comunque il talento che vuole, ma se era cristallino eri in altre parti, non eri qua, e quindi se vuoi ottenere qualcosa in più bisogna che a livello mentale dai di più, cioè se hai 2 ore di allenamento bisogna che ne fai 4, cioè altre 2 ore prendi, vai a tirare da solo, a livello fisico ti prepari. Questo io l'avevo fatto quando ero a Mantova, ma che giocavo di meno, però il tempo che l'avevo io passavo in palestra a tirare, capito, quello che potevo, la decisione. Poi dopo l'anno dopo io ci ho ripensato perché ho fatto una scelta più a livello, l'ho fatta quando avevo 19 anni, ho fatto una scelta più di lavoro perché ho pensato che non mi credevo un giocatore, capito, che potesse arrivare chissà dove, quindi pensavo che le cifre non erano più quelle di 20-30 anni fa e ho fatto una scelta diversa proprio per questo.
Gabri. Negli anni di giocatori contro cui hai giocato ce ne sono stati una marea, insomma sostanzialmente sei sempre stato dal mio punto di vista, negli anni abbiamo giocato contro una gran rottura di maroni nel senso più positivo del termine, perché comunque questa grande energia, questa grande fisicità, e te la sei portata anche fino in B2, fino a che hai giocato, che hai avuto problemi, onestamente una grande capacità di andare a rimbalzo, molto importante. Chi è stato negli anni il giocatore che ti ha messo più in difficoltà dal punto di vista fisico-atletico, tu che insomma hai costruito una solidissima carriera con queste caratteristiche fisiche qua? Allora, un giocatore che mi ricordo quando avevo giocato 2 o 3 anni fa, a Teramo era Ulic, era, se non sbaglio il termine, Ulic era, che aveva giocato un anno, non a Teramo, scusa, Vasto l'ha giocato. Ah, Olic, ok. Olic, scusa, Olic, sì. Lui me lo ricordo, mi aveva impressionato, era stato molto difficile difenderlo, facevo difficoltà proprio perché a livello comunque sia di tecnica di tiro da fuori, anche quando si avvicinava al ferro, comunque aveva padronanza di piedi e velocità, e comunque poi era fisicamente c'era. Lui me lo ricordo bene, sì. È stato quindi quello sì. Che un po' negli anni ha dato più, invece che con cui hai giocato più volentieri? Ma allora, che ho giocato con me è stato Tommy Bellini, era stato a livello fisico-atletico e poi a livello comunque di mentalità tenace è stato Marco Gnaccarini, insomma, da lui. sì. Gnacca a livello comunque di mentalità, poi vabbè, le doti sue comunque si sanno, però a livello di mentalità era quella che io comunque un po' rivedevo anche, cioè, non la stessa che io, dopo io ho fatto una scelta diversa, ti ripeto, però era una persona che si approcciava comunque come io. Mi sarei voluto approcciare comunque al mondo del basket se l'avessi fatto a livello professionistico, tu detto, perché era una persona che si stava sempre sotto, sempre lì, non mollare mai anche durante la partita, crederci sempre, cioè, capito, non mai dare nulla per scontato. E Tommy Bellini a livello comunque atletico per i mezzi comunque che c'ha, e che comunque sono un po' noti a tutti, e se ci credesse un po' più lui, insomma, non sarebbe qua, insomma. Paglia conferma da anni. Una battaglia che porto avanti da anni, questa di vedere Bellini finalmente esplodere, perché ha, secondo me, delle capacità fuori dal livello a cui lui gioca. Ecco. E che deve essere sicuramente più cattivo, più, cioè, quel carattere comunque troppo buonaccione, magari, cioè, un conto è essere fuori, perché poi fuori bisogna sempre essere delle persone comunque leali, corrette, per carità, però in campo poi dopo è una guerra ogni volta, quindi non ci sono amici, capito? Sempre nel rispetto, ma Certo. non ci sono mai amici. Senti, invece c'hai un po' di rimpianto di non aver, di aver fatto la scelta di non aver provato a fare il professionista magari quando qualche anno fa? C'è un po' di rimpianto oppure una cosa che vivi molto Sì, sereno? il rimpianto l'ho avuto i primi anni, sì. I primi anni l'ho avuto perché è stato parecchio difficile. Comunque io ci credevo molto nella pallacanestro, perché ho provato questa esperienza a Mantova. Io avevo già il contratto per l'anno dopo, che noi avevamo vinto il campionato della B2, eravamo saliti in B1 e avevamo fatto il contratto, mi dovevano comprare Mantova come cartellino. Dopo invece quell'estate lì, e ho fatto questa scelta appunto diversa, ma è stata una scelta personale perché appunto, come vedevo prima, erano tempi cambiati, avevo pensato comunque anche degli infortuni ci possono stare nello sport, e quindi io invece avevo la possibilità di intraprendere questa attività, comunque questa carriera lavorativa che era un po' diversa, che poteva comunque darmi delle soddisfazioni. E allora i primi anni sono stati difficili, sì, perché ci ho sempre pensato, era sempre stato un pallino, ma se ci continuavo magari potevo ottenere di più. Poi invece col passare degli anni questa cosa è un po' andata a scemare, perché ho visto comunque delle situazioni a livello economico nel mondo della pallacanestro che sono cambiate tantissimo, cioè ad oggi veramente si gioca per dei prezzi comunque molto stracciati, che lo fai sì per passione, ma se devi guardare, per dire, io campo con la pallacanestro in queste cifre qua, in queste categorie qua, fai difficoltà. Un Certo. po' chi lo possono fare, secondo me, poi dopo, ecco, dipende ognuno cosa cerca proprio della propria vita. Senti, ci racconti quell'anno straordinario che studiavi, se non sbaglio, in Romania e venivi a giocare il weekend in Italia, che quello è stato entrato nella storia del minors marchigiano, lo ricordo benissimo perché. Quello è stato, in realtà non è stato solo un anno, sono stati Ok. 4 anni. Ah, merda. Ecco. Ok, Anche io mi poi ricordavo 4 anni, un anno, io quindi poi sono ricordavo uno. stato. Sì. E io sinceramente penso che è stato qualcosa di incredibile. Allora, ti ripeto, io il primo anno che sono partito per la Romania non ho giocato qua,
perché cercavo squadra in Romania, appunto, però la squadra che era in Serie B è fallita in Romania. Quindi ho iniziato a allenarmi con loro e ho fatto un'annata con loro, allenandomi e basta. Il secondo anno è capitato, perché quando rientravo a Natale Pasqua, Foglietti, andavo a allenarmi con Foglietti, che era l'anno dove c'era Mazzotto, Casagrande, via dicendo. L'anno dopo mi fa: guarda, ecco, Andrea è andato via, via dicendo, mi hanno detto: dai, proviamo a fare questa cosa. E io ho detto, ma Stefano, ho detto, Fogli, come facciamo a farla? Perché capisci che io mi posso anche mantenere allenato tra palestra, andarmi a allenare con quei ragazzi, ma cioè, ah no, no, in qualche modo ce la facciamo. E credimi che ora io per 4 anni, non quasi tutti i weekend, perché ad esempio in un mese magari facevo 3 partite su 4, io rientravo il venerdì sera in qualsiasi parte d'Italia, e non sto scherzando, che può essere Milano, Malpensa, Roma, Bari, Treviso, Verona e dove volete voi, le ho fatte tutte. Rientravo venerdì sera, se riuscivo mi allenavo in base all'ora che arrivavo, perché alcune volte atterravo anche il sabato mattina, quindi arrivavo magari alle 2 del pomeriggio di sabato, il tempo di farmi una doccia, io alle 4 e mezza ero in campo con la squadra e le 6 giocavo. Questo succedeva alcune volte, capitava che ripartivo il sabato sera, o se no io ripartivo la domenica mattina. Quindi, ma è qualcosa che, se io ci penso ad oggi, è impossibile da fare, o non so come ho No, fatto da beh, è una follia 4 anni. totale. È una follia totale, no, veramente. Ma e poi l'ho visto tante, perché arrivavo in aeroporto, magari dormivo un'ora in aeroporto così, per terra, perché non c'avevo tempo per andare a prendere l'albergo, perché mi partiva magari alle 3 di notte il volo, cioè, robe. No, vabbè, Spero che inspiegabile. almeno ti Però, rimborsassero i voli. no, quello alla società si è sempre venuto incontro. Ma io ho Almeno detto che ho quello. fatto penso qualcosa di assurdo, a pensarci ad oggi, boh, non so neanche come l'ho fatto per 4 anni, perché poi l'ultimo anno avevo la laurea e chiaramente non era cosa, però io per 4 anni sì, l'ho fatto così. Paia, vai te, perché dopo questa penso che ci siamo, Sì. che è abbastanza epocale come. Beh, no, io infatti mi ricordavo che fosse un anno questa cosa, invece addirittura su quattro è veramente, vabbè, Sì. non riesco a descriverla a parole. No, unica altra cosa prima di chiudere, ovviamente hai sfiorato il discorso prima, c'è tuo fratello Simone che invece sta cercando di provare a farla quella carriera Sì, che un po' tu hai messo da parte. Com'è il confronto a livello di basket tra di voi? Cioè, che relazione c'è a livello cestistico tra di voi? ma lui quando mi sono appunto domenica ritirato, no, ho fatto il video della celebrazione. Mio fratello mi aveva commentato questo video con un bellissimo gesto, scrivendo appunto: il fratello non è stata mai la prima scelta, però per me è stato sempre il primo esempio da seguire. A parte una frase che comunque mi ha commosso, perché comunque da fratelli, no, chiaramente fa piacere. E quello che gli ho risposto, io gli ho detto: guarda, io, cioè, a parte il ringraziamento, gli ho detto: quello che ti auguro è di fare sempre quello che stai facendo con dedizione e volontà, comunque con il massimo impegno, fino a quando credi che sarà il tuo di momento di fare la tua scelta. Però finché lo fai, fallo con la massima dedizione, impegno, tutto quello che puoi dare, perché almeno lo sai che ci hai provato con tutte le tue forze, comunque dando il meglio di te. Perché avere comunque perseveranza è quello che ti fa comunque superare magari i limiti tecnici o di talento che ognuno ha. Perché comunque è stata un'annata rispetto all'anno scorso bisceglie un po' più difficile, comunque in un campionato più difficile, in una squadra più difficile, comunque fatta per, in teoria era fatta, stata costruita per salire, poi ha avuto delle difficoltà in corso, però i giocatori sono veramente buoni, da quello che li vedo. E quindi ha avuto un po' di difficoltà inizialmente nel gas, comunque giocatori più grandi con famiglie, quindi anche a livello poi di l'atmosfera esterna, capito? Però questo ci sta, perché comunque quando un giocatore soprattutto capita che cambia anno dopo anno squadre, è normale che ci possano essere queste difficoltà, perché non ogni anno è sempre uguale, non ogni anno puoi avere la stessa situazione comunque ambientale tranquilla e semplice, quindi è quello che poi ti fa crescere e farti le ossa per, se veramente poi vuoi diventare un giocatore e vuoi crescere, capito? Quindi io me lo auguro per lui, però gli ho detto, il consiglio che ho detto, devo farlo sempre con la massima dedizione e impegno, quello che ti fa fare comunque la differenza, sai che almeno sei a posto con la tua coscienza. Poi almeno avete vinto un Cristo Re insieme. Sì, abbiamo vinto uno insieme, esatto, l'ultimo, sì, quello sì. No, ma io ci ho Almeno giocato, poi ho quello. fatto anche metà anno con Simone, che lui era andato, Ah, no, scusa, vero. non era andato, era l'anno prima a Bramante, poi ha fatto l'ultimo anno perché volevamo giocare insieme, e quindi abbiamo fatto questa scelta di giocare insieme a Pisauro. Io ti Sì. ringrazio Federico e in bocca al lupo per questo vita dopo il basket, insomma, mettiamola Grazie così. mille, viva il lupo. Grazie ancora a Ciao, voi. ciao, Federico. Ciao Ciao, Fede, grazie. ciao Ciao, Fede, ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ed era Federico Giunta, a lungo del Pisaurum Basket, che appunto
gioca in queste settimane le sue ultime partite, appunto. Scendiamo invece in Serie C, dove invece c'è stato un doppio turno con l'infrasettimanale, che peraltro si completa al momento nel cui noi registriamo questa sera, con San Marino Porto Sant'Elpidio, ma sono arrivati i primi verdetti, perché Iesi, con la sconfitta di ieri, appunto, è matematicamente retrocessa. Il suo ultimo posto ormai è certificato, perché appunto anche in caso di arrivo a tre con Falconare e Tolentino, gli scontri diretti comunque condannerebbero la Taurus, che quindi scende già da ora in divisione regionale 1. Resta aperta la lotta playoff, che però si è sgranata decisamente, perché in primis il colpo di Foligno ha messo fuori gioco Assisi, e quindi viene un po' strozzata tutta la rimonta della squadra Umbra. Assisi, che stavo facendo due calcoli questa mattina, è la squadra che ha fatto più punti, a parte Recanati, nel girone di ritorno. Recanati 26 punti, Assisi 22, quindi per dire come ha cambiato marcia nella seconda fase. Non basta comunque però, appunto, per la squadra di Coach Piazza per entrare nei playoff, zona playoff, dove restano in ballo di fatto settimo e ottavo posto, ma appunto dipende anche poi dal risultato di stasera di Porto Sant'Elpidio. È già dentro invece la Sudor Montegranaro, che con il colpaccio di ieri, battendo Recanati, appunto si è garantita, a prescindere proprio grazie agli scontri diretti, un posto nelle prime otto. L'ottavo posto è in ballo tra Porto Sant'Elpidio e Perugia, appunto perché Perugia, avendo lo scontro diretto a favore, in caso di parità poi può sopravanzare appunto i biancoazzurri. Si è sgranata decisamente la situazione. Io direi, Gabri, che delle otto che entrano nei playoff, la vera sorpresa è effettivamente la Sudor. Tra queste, per tutte le altre, bene o male, erano squadre che ci potevamo aspettare lì. La Sudor non necessariamente, ecco. La Sudor non necessariamente, anche se quell'ottavo posto comunque è sempre stato molto molto aperto. Era aggredibile, ecco, se pensate che lo stesso basket giovane non c'è andato tanto tanto distante, secondo me un'altra grande stagione. 4 punti sotto. Un'altra grande stagione da parte del basket giovane. Però sì, la Sudor onestamente ha anche messo in mostra dei giocatori molto interessanti. C'è da dire che ha messo in mostra dei giocatori interessanti, l'ha fatto con le proprie armi, con la tattica, con l'intensità, con quello che ci si aspetta da una squadra comunque giovane, e quindi un risultato assolutamente importante. Io voglio spendere una parola sulla Taurus Paia, perché per la prima volta negli ultimi anni stecca una stagione, una società che comunque ha sempre fatto molto bene negli ultimi anni, si è creata la propria identità, si è creata la propria, il proprio seguito, comunque ha creato un qualcosa, e per la prima volta trova una stagione sbagliata che capita a tutti, specie quelle stagioni in cui non ti si allineano i pianeti, in cui magari passi, no, fai delle scelte, possono essere giusto o sbagliate che siano, un campionato comunque nuovo come la C unica di quest'anno, quindi ci sta tutto. Però ecco, da parte mia c'è un po' di dispiacere, passami il termine, nel senso che comunque è una società che negli ultimi anni ha sempre fatto il suo, ha messo in mostra dei giovani e ha fatto un buon lavoro. Quindi io auguro alla Taurus di tornare, insomma, in Serie C, che credo possa essere assolutamente una dimensione importante. Tanti giocatori lanciati da questa Taurus, quindi una stagione sfortunata non cancella quello di buono fatto nelle ultime due o tre, insomma. Questo credo sia... Ci metto un pro e un contro, nel senso che sicuramente il contro è stato l'infortunio di Ortensi, che si è visto pochissimo quest'anno ed era sicuramente una delle punte di questa squadra. E il pro sicuramente invece è stato il rilancio di un giocatore come Zandri, che nella seconda parte di stagione ha ventelleggiato abbondantemente. È un giocatore che ha dimostrato che invece in squadre con maggiori ambizioni può sicuramente dare una mano, ma d'altronde aveva dato una mano anche a Porto Recanati comunque l'anno scorso, quindi sicuramente non lo scopriamo oggi, ma lo scopriamo con questa continuità, sicuramente. Cioè, la Taurus in quest'anno è stata una fucina, una vetrina importante per tanti ragazzi, non ultimo. Pensiamo a Anibaldi l'anno scorso, quest'anno Zandri, esatto. Quindi ci sta che una stagione sfortunata può succedere, in bocca al lupo per un pronto rientro. Falconara ha fatto il colpaccio ieri sera, l'ho vista un pezzettino, in finale quasi tutto, insomma gli ultimi due quarti con Todi, il lungo che hanno preso, secondo me è un lungo di categoria, gli ha dato una bella mano, gli ha dato una dimensione interna, e andare a vincere a Todi non è senza Simoni, sempre da dire.
E senza Reveglio, quindi due giocatori. Todi in caduta, un po' in caduta libera adesso in questa fase. Ecco, comunque, insomma, ha due giocatori, tra cui proprio il totem Simoni, che ha fatto una stagione straordinaria, onestamente è venuto a mancare, però ci sta, brava Falconara ad approfittare, Falconara e Tolentino staranno lì fino all'ultimo a lottarsi questa salvezza, che vediamo come si accoppiano, insomma, le squadre. Ha una chiara favorita che è Assisi, che ovviamente è la stradelusione del campionato per 1500 motivi, e diventa però quella che adesso nessuno vuole incontrare nei play-out, perché è la squadra sicuramente più attrezzata. Parliamo un po' del fondo, perché dell'alto ne parliamo spesso, del basket giovane abbiamo già detto, una stagione comunque ancora assolutamente sopra il par, e va dato atto a questi ragazzi di aver fatto ancora molto molto bene. Di Urbania, anno di cambiamento in cui è andata male oggettivamente rispetto a quello che ci aveva abituato Urbania. E poi non dimentichiamoci Perugia tra le squadre che hanno fatto benissimo in relazione a, cioè, è un progetto paragonabile a quello del basket giovane, se vogliamo, quello assolutamente di sì, con un bacino chiaramente diverso, più grande, tutto però insomma, ben venga. Dall'alto da segnalare solo Montemarciano, che ha perso un'altra partita un pochettino importante, sta scivolando un po' giù, insomma, nella giù, sempre lì, a due punti, quelli che sono da quattro punti dal secondo posto. Quindi, insomma, tra l'altro ricordiamo sempre che vince Recanati, al di là che sta un pochettino in amministrazione controllata, come è normale che sia, però, ecco, da segnalare comunque una bagarre per quello che sarà poi la lotta playoff. E appunto siamo in coda anche a questa puntata di Immarcabili, appunto l'ultima giornata di Serie C è domenica, e poi avremo anche tutti i verdetti in quel senso. Se ci state guardando, siamo su FM TV al canale 75 del Digitale Terrestre, oppure su YouTube, dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast. Un ringraziamento a Basket Mark e a Giuseppe Contigiani per ospitarci sulle sue piattaforme. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qua su Immarcabili. Pierini, il tiro è canestro di Attilio Pierini.